lì, in quell'aeroporto lì, ho compiuto i 19 anni, già da specialista dell'aeronautica. Era 1944, un bel momento, hanno cominciato ad arrivare i ricognitori e poi dopo anche i bombardamenti. Abbiamo avuto bombardamenti, abbiamo avuto spezzonamenti. Noi di solito lì, che io ero specialista, si facevano partire gli aeroplani, i piloti partivano e noi si montava su un camion e da lì si decentrava se andava fuori dall'aeroporto, perché di solito gli americani erano abituati a cominciare 10 km prima e finivo 5 km dopo. Due passaggi del genere sistemavano tutto. E così succedeva da noi partivano gli aeroplani, i nostri caccia un po' misti, partivano i nostri caccia e poi si partiva anche noi, si decentrava. Di solito si andava a finire fuori in campagna, vicino a Udine, a Pasian del Prato. Lì era una strada campagnola, si andava lì con il nostro camion, che poi dopo anche lì i nostri camion non erano normali, erano fatti con il gasogeno, che avevano la stufetta dietro che faceva il gas e con quella si viaggiava. A velocità supersoniche, rallentamento, se nessuno aveva premura, se andava avanti adagio. Quelli erano i mezzi che avevamo.